messaggio che ho nel mio cuore è innanzitutto un messaggio per la mia vita. Al di là di tutto quello che è intorno a noi, credo che abbiamo bisogno che lo Spirito Santo tenga viva la presenza del Signore dentro di noi. Ed è per questo che ho scelto oggi di parlarvi di sogni e di lacrime. Tutti abbiamo dei sogni. Non c'è età per sognare. Ci sono sogni di ragazzi, ci sono sogni da giovane, ci sono sogni di maturità e ci sono anche sogni di vecchiaia. Il profeta Gioele annunciava che negli ultimi tempi, quando lo Spirito sarebbe stato sparso, giovani e vecchi avrebbero avuto sogni e visioni. C'è qualcuno che vuole rubarci i sogni. C'è qualcuno che vuole che noi smettiamo di sognare. Io oggi invece voglio ricordarti che Dio ti comanda di sognare. I sogni sono un diritto. I sogni sono un dono da parte del Signore. E non potevano scegliere la storia di Giuseppe per parlarvi dei sogni. Di questo ragazzo, figlio di Rachele e di Giacobbe. E noi diciamo che Giuseppe era un sognatore. E qualche volta ci dimentichiamo che Giuseppe era figlio di un visionario. Giuseppe ha dei sogni, ma Giacobbe, il padre, ha avuto delle visioni. E la storia ci dice che buon sangue non mente. Che se un albero è buono, il frutto che ne viene è degno di quell'albero. Anzi, si dice che un frutto non cade mai lontano dall'albero. E quindi nella vita, nel DNA, nella genetica di Giuseppe, c'è qualcosa che appartiene al padre. Un padre che aveva visto una scala, angeli salire e scendere. Un padre che aveva lottato con l'angelo dell'Eterno. Ma questo padre era anche un fratello che aveva litigato col fratello Esaù. E allora se Giuseppe ha ereditato la parte visionaria del padre, ha ereditato anche il conflitto tra i fratelli. E noi ci ricordiamo che Giuseppe è un sognatore, ma è anche uno che ha problemi con i fratelli. Dovunque ci sono sogni, ci saranno problemi. Dovunque ci sono progetti, ci saranno conflitti. Questo vale tra marito e moglie, questo vale tra fratelli e fratelli, questo vale tra figli e genitori, tra genitori e figli, questo vale ad ogni livello della nostra esistenza. Per cui io sono convinto che questo messaggio, in un modo o nell'altro, ha a che fare con la vita di tutti quanti noi. Se stiamo sognando, se abbiamo smesso di sognare, se stiamo litigando, se abbiamo litigato. Perché la parola di Dio
è tale, se riesce a parlare alla nostra esistenza ogni volta che la apriamo. La storia di Giuseppe credo che la maggior parte di voi la conosce bene, quindi non c'è bisogno di leggere tutti i 7, 8, 10 capitoli che riguardano la sua storia. Ed io ho scelto l'estratto iniziale dove Giuseppe viene buttato prima nella cisterna e poi venduto, quindi Genesi capitolo 37, partendo dal verso 17, quando il papà manda Giuseppe, probabilmente è più piccolo degli altri fratelli, ecco perché non è con loro a pascolare, un po' come Davide e i fratelli che vanno in guerra. Giuseppe è a casa quando il papà Giacobbe gli dice: va a vedere i tuoi fratelli al pascolo se hanno bisogno di qualcosa. È arrivato, dove erano? Non ci sono. Leggiamo dal verso 17, ma lì Giuseppe incontra un uomo. Quell'uomo gli disse: sono partiti di qui, perché li ho sentiti dire andiamo a Dotan. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo scorsero da lontano e prima che fosse loro vicino complottarono contro di lui per ucciderlo. E dissero l'un l'altro: ecco che arriva il sognatore. Or dunque venite, uccidiamolo, gettiamolo in un pozzo, diremo che una bestia feroce lo ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ruben udì questo e lo liberò dalle loro mani e disse: non gli togliamo la vita. Poi Ruben aggiunse: non spargete sangue, ma gettatelo in questo pozzo nel deserto e non colpitelo di vostra mano. Diceva così per liberarlo dalle loro mani e riportarlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della lunga veste fino ai piedi che indossava. Poi lo presero e lo gettarono nel pozzo. Ora il pozzo era vuoto, senza acqua dentro. Poi si misero a sedere per prender cibo, ma alzando gli occhi, ecco, videro una caravana di ismailiti che veniva da Galad, coi loro cammelli carichi di spezie, di balsamo e di mirra, in viaggio per portarli in Egitto. Allora Giuda disse ai suoi fratelli: che guadagno avremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Venite, vendiamolo agli ismailiti e non lo colpisca la nostra mano, perché nostro fratello, nostra carne. E i suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercenari madianiti passavano, essi sollevarono e tirarono Giuseppe fuori dal pozzo e lo vendettero agli ismailiti per 20 sicli d'argento. E questi condussero Giuseppe in Egitto. Lascio a voi il piacere di continuare nei capitoli di Genesi, ma per esigenze di tempo dobbiamo riflettere, meditare e lasciare che la parola parli ai nostri cuori. Quindi la storia di Giuseppe la conosciamo tutti quanti. Sappiamo che è un sognatore, i suoi sogni sono in conflitto con le aspettative dei fratelli, ma perché Giuseppe ha dato già una interpretazione ai suoi sogni. Pensa che quei sogni significano una determinata cosa. I fratelli concordano con lui e quella interpretazione, se a Giuseppe piace, ai fratelli non piace. A volte quelle che sono le nostre visioni, i nostri progetti, devono fare i conti con i progetti degli altri. Giuseppe ha sogni e visioni pericolose per i suoi fratelli. Ma quei sogni hanno un'altra storia, hanno un altro senso, hanno un altro significato nei sogni di Dio. Perché le nostre vie e i nostri pensieri
quasi sempre, per non dire sempre, non sono le vie e i pensieri di Dio. Perché le vie del Signore e i suoi pensieri sono più alti dei nostri. Anche quando coincidono sono le stesse immagini. Ciò che Dio pensa di quella visione è cosa ben diversa dalla nostra, e lo vedremo in questa storia. Giuseppe è un sognatore. I fratelli no. E quando lo vedono arrivare lo hanno già etichettato: ecco il sognatore, ecco quello che ha pensato, ha progettato, ha deciso di comandare sulla nostra vita. Dobbiamo far qualcosa. Uccidiamolo. Fratelli che progettano di uccidere un fratello. Ma non è una novità, perché la stessa storia di Caino ed Abele, è la stessa storia di Giacobbe e di Esaù. È proprio nella stessa famiglia, tra lo stesso sangue, tra fratelli dello stesso popolo, che si fanno cose senza senso. E i fratelli decidono di ucciderlo. E al primo progetto interviene Ruben. Ruben è il primogenito, è il primo di Giacobbe, che fa desistere i fratelli e dice: ma che bisogno abbiamo di ucciderlo? Vogliamo dargli una punizione? Gettiamolo nella cisterna. È uno stratagemma di Ruben per prendere tempo, per dire: dopo vedo come fare per riportarlo a casa. Sta cercando di temporeggiare, non ha il coraggio, non ha la forza di far cambiare idea agli altri fratelli, ma li convince a buttarlo nella cisterna. E la storia che abbiamo letto ci dice che nel momento in cui Ruben si è allontanato per andare al pascolo, da quelle parti passa una carovana di madianiti e Giuda, che ritroveremo più avanti nella storia, in assenza di Ruben, convince gli altri fratelli sia a non ucciderlo, perché quella era stata la decisione di Ruben. Dice: va bene, non bisogna ucciderlo, ma dobbiamo togliercelo dai piedi. Vendiamolo. Ricaviamo anche qualcosa di soldi. Almeno porteremo a nostro padre, sì, il suo mantello, la sua veste sporca, per darci un alibi, una giustificazione, ma gli porteremo anche qualcosa in cambio. In quale pozzo ti trovi? In quale cisterna ti senti buttato? La scrittura ci dice che il pozzo era vuoto. 10 metri, 5 metri, 3 metri, non ci dice quando era profondo, è sicuramente una pozza naturale scavata. Solitamente queste pozze erano a forma di una pera, tenete presente la pera, collo stretto e pancia larga sotto. Hanno infilato Giuseppe là dentro. Io voglio che provate a immaginare cosa ha provato Giuseppe a essere infilato nella cisterna, dove c'entrava un secchio per tirare l'acqua. Era un buco stretto, ce l'hanno ficcato dentro, quindi è graffiato, e una volta che è precipitato sotto è secco, quindi la botta fa male. Giuseppe è in una cisterna asciutta, dolorante. Un piccolo foro sopra, li sente parlare. La Bibbia non ci racconta i pensieri, le emozioni, le paure di Giuseppe dentro una cisterna. E quando tu sei nella cisterna, quelli che stanno fuori non ascoltano la tua voce, le tue paure, non danno ascolto neanche al tuo grido. E poi improvvisamente qualcuno ti cala una corda. Cioè, vabbè, hanno scherzato. Mo che torna a casa lo dico a papà e faranno i conti con lui.
tutto ammaccato, tutto graffiato. Giuseppe afferra la corda, lo tirano fuori, non lo fanno neanche parlare, perché mentre lui era sotto, Giuda aveva contrattato con i mercanti 20 sigli d'argento. La corda con cui l'hanno tirato fuori gliela avvolgono attorno, gli legano le mani dietro la schiena e lo consegnano ai mercanti. E Giuda aveva detto che ne sarà dei suoi sogni. Vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Allora, queste scene, questa storia è la nostra storia. 3 anni di pandemia passati, perché quando tu esci fuori dalla cisterna dici, ah, hanno scherzato, è finita. Torni a vedere la luce del sole. E mentre stai dicendo, ah, che bella giornata, ti ritrovi schiavo di qualcuno, prigioniero di una guerra non tua, perché qualcun altro ha deciso per 20 sicli d'argento di barattare la tua esistenza. E questo è quello che ci sta accadendo, perché qualcuno ha detto voglio vedere che ne sarà dei loro sogni. Qualcuno sta rubando i sogni ai bambini. Qualcuno sta rubando i sogni ai ragazzi che non sognano più, vanno a letto e si svegliano con la paura. Vedono per televisione, se non i letti di ospedale o le bare dei morti di Covid, vedono le case bombardate, la gente in coda e qualcuno gli dice «Non c'è domani». Dov'è il futuro? Dove sono i sogni? La storia di Giuseppe, il progetto, quello che viene architettato contro di lui ha un senso. Perché hanno detto vogliamo vedere che cosa sarà dei suoi sogni. Qual era il sogno di Giuseppe? Che la sua famiglia si fosse inginocchiata a lui. Che lui avrebbe governato, che lui avrebbe deciso, che lui avrebbe scelto per la sua casa. E nel momento in cui i fratelli lo hanno mandato in un paese lontano senza la famiglia, come poteva più avverarsi il sogno di Giuseppe? Quando tu stai sognando, quando Dio ti ha messo nel cuore di realizzare un progetto, anche un aiuto, un'attività per i bambini, qualcosa per gli adulti, per gli anziani, e accadono situazioni che ti costringono ad andare in un altro paese. Immaginate tutti quelli che in questi giorni stanno lasciando l'Ucraina, dove hanno sognato, dove hanno progettato, dove hanno investito, dove hanno piantato il cuore. E qualcuno l'ha messo nelle mani dei mercanti ad andare in un altro paese. Che ne sarà dei loro sogni? Che ne sarà dei nostri sogni? Ecco perché dicevo che il messaggio per la tua vita, a me basta che oggi uno solo ritorni a sognare per dire il Signore ha parlato a qualcuno. Fratello, sorella, giovane, figlio, bambini, chiesa, non smettere di sognare. Sogna, sogna, perché se il sogno è da parte di Dio, Dio sa. Giuseppe si ritrova in Egitto. Casa di Potifar, e conoscete quello che accade. Ma la scrittura è meravigliosa quando dice che a casa di Potifar
elegge, pone Giuseppe sopra le sue proprietà, e la scrittura dice perché l'Eterno era con Giuseppe. Poi lo stesso Potifarre manderà Giuseppe in prigione perché la moglie gli racconta una falsità, una fake news, una verità manipolata, una menzogna che porterà Giuseppe a finire in carcere. E anche in carcere il comandante della prigione chiederà a Giuseppe di dargli una mano e lo metterà a controllare i prigionieri. E anche nella prigione, leggete tutta la storia, Genesi dice che l'Eterno era con Giuseppe. Però il sogno di Giuseppe era finito nel dimenticatoio, perché il tempo passava. Non sappiamo quanti anni è stato in casa di Potifar, di certo non una settimana, non un mese. Non sappiamo quanti anni è stato in prigione, ma è stato un lungo tempo, perché la scrittura poi ci racconta la storia del panettiere e del coppiere, vi ricordate? E poi successivamente, quando il coppiere si ricorderà di Giuseppe, la scrittura dice erano passati 2 anni da quando Giuseppe aveva interpretato quel sogno. Giuseppe non è più un ragazzino. Genesi 41-46, quando lo ritroveremo addirittura dal faraone, dice che Giuseppe aveva 30 anni. Or Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone, re d'Egitto. Giuseppe lasciò la presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Quando arriva la carestia, che Giuseppe, già alla corte del faraone, ne dà una interpretazione a 30 anni, probabilmente quando i fratelli lo hanno venduto non era ancora neanche un ventenne, sono passati sicuramente più di 10 anni. Io ho sogni di 30 anni fa, io ho sogni di 20 anni fa. Quanti anni hanno i tuoi sogni? Forse hai fatto un sogno che ti aveva così entusiasmato, ma è passato tanto di quel tempo che neanche più te lo ricordi. Avevi una fiamma che bruciava dentro di te, avevi fatto un patto con Dio, avevi preso un impegno con Lui: Signore, io farò questo. Poi è passato un mese, è passato un anno, forse sono passati 10 anni. Questo è il giorno che tu ti ricordi di quel sogno. Questo è il giorno che tu ti ricordi di quel sogno. Giuseppe in Egitto alla corte del faraone è il vice faraone. Non è più uno schiavo. Non è al servizio di un egiziano, non è un ragazzo morto in una cisterna secca in mezzo al deserto, è il vice del faraone. Guardandosi indietro poteva dire: sono uno realizzato, sono uno importante. Quel sogno voleva dire questo: sono uno che doveva comandare. Ma era questa la storia? Giuseppe si è sposato in Egitto, si è sposato con la scrittura parla con la figlia di un certo Potifarre, probabilmente doveva essere lo stesso, e questa Asenat gli ha dato 2 figli, uno l'ha chiamato Manasse e l'altro l'ha chiamato Efraim. Capitolo 41 verso 51, Giuseppe chiamò il primogenito Manasse perché disse: il significato di Manasse è questo: Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno
e tutta la casa di mio padre. Il secondo pose nome Efraim, perché disse: Dio mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione. Dio mi ha fatto dimenticare, Dio mi ha fatto aver successo. Quando ci sono conflitti, situazioni del passato, il desiderio di tutti quanti noi è poterle dimenticare. Ma senza il perdono non dimenticherai mai. Senza una riconciliazione non dimenticherai mai. E puoi avere tutto il successo di questo mondo, ma Dio non ti ha dato un sogno per avere successo. Dio non ha messo un fuoco nel tuo cuore perché tu diventi qualcuno per te. Dio ti ha dato un sogno, Dio ti ha dato una visione perché tu con la tua vita benedica gli altri. Te lo ripeto, perché questa è la legge di Dio. Dio ti dà un sogno, Dio ti dà una visione, Dio si usa di te per un progetto, non perché tu diventi qualcuno, ma perché la tua vita benedica gli altri. E Giuseppe questo non lo aveva capito. Però durante la carestia arrivano in Egitto la carovana dei suoi fratelli. A volte la storia si fa beffa di noi. Giuseppe sperava di aver dimenticato i fratelli. Giuseppe ha chiamato il figlio Manasse perché ha detto: Dio mi ha fatto dimenticare. A volte noi cerchiamo di convincerci di qualcosa, ma quando Giuseppe vede i fratelli, Genesi dice che Giuseppe li riconosce uno per uno. Improvvisamente il passato di Giuseppe torna al presente, prende il sopravvento. I fratelli non riconoscono lui, perché i fratelli non avevano la veste lunga. Perché Dio, nella veste lunga che il papà aveva dato a Giuseppe, lo aveva eletto. Aveva visto qualcosa che il papà aveva visto, ma che i fratelli non avevano visto. E quando i fratelli sono davanti a lui non lo riconoscono. Ma quando Giuseppe li vede, Genesi 42, verso 8, Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Ecco il verso per te oggi. Giuseppe allora si ricordò dei sogni che aveva fatto. Quando Giuseppe vede i fratelli, si ricordò dei sogni che aveva fatto. Uno di noi, al posto di Giuseppe, wow, non ce l'ho il fazzoletto di stoffa. Avrei srotolato il nodo. A quale dita te la sei legata? Dove hai legato la tua rabbia? Dove hai legata la tua sete di vendetta? Dove hai legato il tuo desiderio di giustizia? Giuseppe li poteva incarcerare in quel momento, farli gettare nelle carceri più profonde dell'Egitto, dove lui stesso era stato, e dire: adesso vi faccio provare quello che ho provato io. Giuseppe avrebbe potuto prendere Giuda
e dirgli: per quanto mi hai venduto 20 sicli d'argento, io ti regalo, ti do gratis al primo mercante che adesso passerà in Egitto, anzi ti metto a dar da mangiare ai miei cammelli. Poteva farlo, sì o no? Era il vice del faraone. Noi dobbiamo tenere presente l'autorità e il potere che è su Giuseppe, ma nel suo cuore c'era quello che Dio aveva visto quando gli aveva dato quel sogno, perché Dio aveva scelto Giuseppe per salvare il suo popolo. E quando Giuseppe li ha di fronte, si ricorda del sogno, lo Spirito gli fa capire che non è il momento di vendicarsi, che lui è lì per far qualcosa di diverso. E Genesi dice che Giuseppe se ne deve andare nella stanza, perché nel momento in cui si è ricordato del sogno, piange. Amico, fratello, sorella, giovane, smetti di piangere perché pensavi che Dio avesse dimenticato il tuo sogno. Comincia a piangere perché viene il giorno in cui quel sogno diventa realtà. Giuseppe piange perché dentro di lui c'è amore. Giuseppe li ama a tal punto, e ama più di loro Beniamino e il padre, che farà tutto un mercanteggiamento per avere prima Beniamino e poi il padre. La storia la conoscete, io devo andare alla conclusione. Giuseppe piange perché capisce che le sue tragedie, che la cisterna, che la pandemia, che la guerra, che essere venduti agli egiziani, essere venduti ai madianiti, essere venduta a un altro popolo, oggi tu ed io non riusciamo a interpretare la storia sui nostri sogni. Ma il giorno in cui Dio ci farà capire quello che lui aveva progettato, cominceremo a piangere, a dire: Signore, ora comprendo, ora capisco. E Giuseppe abbraccerà i fratelli e piangerà, perché quelle lacrime erano anche le lacrime di chi li stava perdonando. Ed io sogno che presto i miei fratelli ucraini possano abbracciare i miei fratelli russi, così come già stanno facendo, e piangeranno assieme. Perché il male non può trionfare, non lo dico io. La Scrittura ci ordina di vincere il male con il bene, con l'amore, con il perdono. I 20 sicli d'argento, qualsiasi governo e potere sulla faccia della terra, quanto potrà durare la vita di un essere umano? E i credenti sanno che noi siamo un vapor di fumo. Lo scoprirà presto anche Putin, che è un vapor di fumo, che anche la sua vita è come il fiore dell'erba. Adesso è florido, ma domani mattina secca. Noi sappiamo che davanti a Dio un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Sogniamo. È nostro diritto sognare. Se sogno io prego, se sogno io lavoro, se sogno continuo ad adoperarmi per il bene. Se smettiamo di sognare, saremo tutti depressi. Non ci ha uccisi il Covid, ci ucciderà la guerra. A noi non ci ucciderà nessuno.
perché eravamo già morti. E qualcuno è venuto e ci ha dato vita. Quel qualcuno ti dice oggi: sogna, continua a sognare, perché quando questo sogno diventerà realtà, tu piangerai. E forse, se sarò in vita, mi manderai un messaggio e mi dirai: fratello Elpidio, oggi sto piangendo perché ho visto il sogno che Dio mi aveva messo nel cuore diventare realtà. Dio vi benedica.